Allora, sul video, l'ultimo, se è cattivo non gli dovete rispondere, mi è arrivata, cioè insomma, cioè, è stata fatta questa domanda qui, no? All'inizio ho detto, ma boh, sarà stata fatta da una persona che non ha visto gli altri video del canale, quindi insomma mi chiede con un borderline dottore come si fa. Perché non sa che ho fatto una valanga di video sul disturbo borderline di personalità, le relazioni, eccetera, eccetera. Però poi ho pensato, mentre guidavo il furgone andando verso Riva del Garda, che magari invece la persona era stata fatta, la domanda era stata fatta da una psiconauta indefessa, e quindi magari i video li aveva visti, ma mi chiedeva proprio sul tema, perché il titolo del video è "Se è cattivo non gli dovete rispondere". Lei mi ha chiesto, e coi border? Se sono cattivi, tradotto, non gli dobbiamo rispondere, dobbiamo comportarci specularmente per bene. Quindi la domanda diventa molto molto interessante in realtà. Infatti ho visto un po' di mi piace, quindi devo dire che insomma stavate compartecipando alla questione per avere una risposta. Bene, con i border è un casino, ve l'ho già detto, perché loro vivono l'amore come se fosse veleno. È un sentimento estremamente pericoloso, cioè i borderline, prima che a livello relazionale, hanno delle difficoltà a livello di funzionamento endopsichico, intrapsichico, e ciò che scompensa maggiormente lo psichismo borderline è un vacillamento dei confini interni, dell'omeostasi interna dell'individuo, quindi grandi eccitazioni, un aumento della pulsionalità saranno viste come un qualcosa di pericoloso, perché i confini sono fragili e quindi ogni volta che c'è un eccitamento, e l'eccitamento può essere dato per esempio da un incontro sessuale o da una forte passionalità, ma anche da dei confronti aggressivi, no? Quando c'è un aumento quindi di una pulsionalità di stampo distruttivo. Ok, in tutte queste situazioni qui il borderline sente un pericolo di scompenso psichico, quindi sente che perde il controllo, sente che non ce la fa più, sente che è ingombro. Bene, quindi per rispondere alla domanda, che cosa dobbiamo fare? Essere cattivi se lui è cattivo? Beh, la risposta in realtà è no. E perché? Perché tutto quello che funziona nella normalità non funziona con i border, perché se nella normalità, per esempio, uno è un po' antipatico, ok? O comunque mostra disinteresse e noi gli diamo disinteresse, ci sarà un attimino di destabilizzazione, no? Quindi magari cambiano le carte in gioco. Ma se con una persona normale determinati comportamenti sono seduttivi o hanno un potenziale di trasformazione del nostro valore psichico nella mente dell'altro, con i border tutto questo non funziona, perché ogni volta che noi, per assurdo, aumentiamo il nostro valore psichico, cioè tutte le volte che noi diventiamo, diciamo, degli oggetti non solo esterni, ma anche intrapsichici, sovrainvestiti, più diventiamo sovrainvestiti, più siamo pericolosi. Ve l'ho già detto, i border stanno bene con persone che sotto sotto non gli muovono nulla, che non li fanno emozionare più di tanto. Quindi anche nello stile dei messaggi, anche nell'utilizzo di WhatsApp, in tutte queste cose qui, perché poi sembra che viviamo nell'epoca dove la seduzione avviene su WhatsApp, del resto è uno strumento importante, anche lì con i border dovete mantenervi sotto soglia, non c'è nulla da fare, quindi guai a, per esempio, non rispondergli un messaggio o essere un po' cattivi o a ingelosirli, perché questo aumenta la quota pulsionale, aumenta il desiderio, ed è il desiderio che nella normalità viene definito amore o innamoramento, che dal borderline viene interpretato attraverso il filtro di un veleno che internamente appunto li disperde, o comunque un qualcosa di pericoloso che li fa stare male, diventa presto angoscia, no? Quindi non possiamo dare eccessive frustrazioni, che nella normalità sono molto seduttive perché aumentano la tensione, nel caso del borderline no, perché fanno partire il bombardamento interno. E questo quindi capite che non ci rende facile utilizzare delle tecniche, no? L'unica tecnica che funziona per assurdo è il mantenere sempre il legame, il rapporto sotto soglia, facendo
far sentire al border che con noi è al sicuro, che non lo lasceremo, che non lo faremo stare male, che ci prenderemo per sempre cura di lui, ma fingendo disinteresse, quindi in qualche modo, piano su questo termine, fargli sapere che noi ci siamo, che è impossibile la perdita, che gli forniamo veramente un pare eccitatorio, che cioè, come diceva Bion, no? Per Bion la realtà deve essere schermata dal sogno, perché il sogno ci rende la realtà digeribile, elaborabile. Dove ci sono dei buchi senza copertura di onirismo, lì ci sta il trauma, no? Perché non ci sono, insomma, tutta, ok, quello che dobbiamo fornire, no, al borderline quando siamo in relazione è questo schermo di parecitatorio, questo schermo onirico, fargli credere, no, in una favola a bassa intensità. Non bisogna mai andare troppo su con i livelli di volume, perché se no questo sta male e ci allontana, quindi dovremmo farlo sentire tranquillo, che non ci perderà, ma nel contempo fargli sapere, dargli l'illusione, anche se magari siamo molto innamorati, che se lui se ne va supereremo la cosa, cioè che non è che siamo veramente attaccati a lui. Però, per rispondere e anche per concludere questo video qui, il video precedente, quello se è cattivo non gli dovete rispondere, non vale per i border, perché vale solo per far perdere un attimino il terreno sotto i piedi a un maschio narciso, per esempio. Ma se si fa la stessa cosa, si fa perdere terreno sotto i piedi al border, questo precipita nel vuoto e ci associa alla generazione di quel vuoto, perché ogni volta si illude che sia proprio quella persona lì che lo ammala. E questa è l'illusione borderline per antonomasia, cioè che non è difficile che si renda conto che la sua faglia è strutturale, ma pensa che la sua faglia sia alla fine derivante, che la causa sia quella persona lì. E ogni volta nelle relazioni rincontra questa illusione qui, e quindi davvero arriva a odiare l'altro in virtù del fatto che lo ama. Scambia l'amore per veleno, anche questo era arrivato in uno dei commenti, in un commento che ho trovato di estremo valore, insomma. Quindi ci siamo capiti, per stare con un border bisogna rimanere sotto soglia, farlo sentire protetto, ma nel contempo non fargli sentire che abbiamo un attaccamento eccessivo, perché altrimenti si sente predato. Scusate in defessi, spero di aver risposto alla questione. Ci vediamo alla prossima.